mia proposta di make-up per la sera. Proposta in due varianti, poi vi faccio vedere sia con questo rossetto che con un rossetto rosso. Anzi, vi faccio vedere subito come sta. Che ne dite? A me piace tantissimo. Ovviamente questo è il Ruby Beauty MAC perché è il rosso più rosso, pazzescamente rosso che io conosca. E quindi niente ragazze, questo è il look. Io vi lascio al video. Ovviamente vi aspetto anche alla prossima. Vi mando intanto un grande bacio. Ciao! Allora, inizio questo trucco applicando questo matitone della Kiko. Questo è nel colore 5. Al posto di applicare un primer, quindi lo vado a mettere. Ecco ragazzi, è successo quello che non doveva succedere. È uscito tutto l'ombretto. Ok, abbiamo recuperato. Quindi lo vado a mettere su tutta la parte bramobile. Prima di fare l'altro occhio, sfumo subito questo ombretto in crema, perché poi quando si seccano non si riescono più a sfumare bene, quindi diventa poi più difficile. E uso un pennello da ombretto. Altro occhio. E sfumo. Ora vado a prendere dalla Color My Life di Sephora questo rosa matte e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Nella rima interna dell'occhio, non è la rima interna, nell'angolo interno dell'occhio. Ho detto una boiata pazzesca. Va bene, ok, ce la posso fare, eh? Ragazzi, è un periodo che sono cotta veramente, bisogna di svagarmi un po'. Porto un pochino il colore anche verso il marrone. Ora con il pennello da sfumatura, sempre dalla palette di Sephora, vado a prendere questo verde bellissimo, un verde militare veramente carino, e lo applico sopra la piega. Un verde molto scuro, quindi applicato sembra quasi marrone. Non so se si vede la differenza dalla camera, ma e poi vado a prendere questo acqua. Ora prendo questo ombrettino della Kiko, questo marrone bellissimo che è il numero 5, e lo applico quindi nella mia palpebra. Guardate come diventa intenso con sotto la sua base marrone, fantastico.
prende un'intensità bellissima, veramente bello, bello, bello. E sfumo leggermente ancora un pochino il marrone di prima, con il marrone con il verde e l'azzurrino. Ora prendo sempre un pennellino di precisione e vado a prendere questo viola bluet accesissimo e lo metto sotto alla rima inferiore dell'occhio. E lo sfumo un pochino. Matita applico questa di Kiko, la 802. Eyeliner per esagerare un pochino. Mascara. E come rossetto vado ad applicare un nude rosato, questo della Chanel il numero 52. Il trucco è finito! E che dire quindi? Queste sono le mie due proposte, due alternative per questo make-up veramente carinissimo che a me piace tanto, ovviamente. Vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!